Ciao! Oggi siamo in presenza di una bella donna, Sì. Quindi prendi la scatolina. Prendiamo la scatolina. Salutiamo la Vale. Chia zia. Eva! By Vale Vapes e Flavor Lab. Salutiamo. Ciao Vale. Crea il suo primo liquido in collaborazione con Flavor Lab. Sì. Allora, ispirato a Eva. Papaya, fig cream. Fig cos'è? Fico. Fico. Ah, ma fico, Vabbè, qua è scritto fig. Crema di fico. Crema di fico, papaya e crema. Che crema di fico, la cosa mi intriga. Ma che vabbè, poi c'è scritto. Freshness. Purtroppo, però c'è non si sa mai. Since. Saliva. Peccati. Peccati. Sì, e love. Amore. Va bene. Va bene. Lo naso. Alla nasa. Sembra ci sia qualcosa di agrumato, devo dire. Sembra. Che non c'è, però. Sembra. Non ci sono agrumi. Però. Non ci sono agrumi, quindi lui ci sente l'agrumato. Allora, al naso è molto buono. Secondo me potrebbe farmi cadere nel tranello la crema di fico, che magari mi dà l'idea di questo agrumato, che però non è agrumato. Tu hai mai mangiato il fico? Sì. Sì. Ok. Sono pieno giù. Pieno di fica. Comunque, buono. Buon sapore. Cioè, un buon odore. Olfatto, odore. Profumo. Buon odore, profumo. Un buon profumo. Molto buon profumo. Già che tu vai, io anticipo. Si sente bene. La papaya e il fico, molto buono. Allora, liquido molto, molto, molto delicato. Secondo me quella 35 sì. No, così poco. 35. Quella quel sentore di agrumato che senti tu, secondo me è un po' il mix del fico e la papaya e l'ice, sì, che ti fanno potrebbe quella sensazione lì. Allora, liquido molto profumo molto molto delicato. Porca puttana, però. Porca puttana, ma che cazzo mettete l'ice? Cazzo, è un liquido della Madonna questo. Questo è un liquido della Madonna e l'ice non ci doveva essere. Allora, io gli davo un 10. Steam. Io gli davo un 10. Allora, e finiva la maglietta per me. Liquido molto molto delicato. Io ce lo sto provando con una coil da Flavor da 0,35 ohm, quindi molto 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 soft. Più lo scaldate, più esce fuori l'ice. È una cosa mai sentita. Mai sentita. Tu l'hai già spoilerato, no? Spoilerato. Sì, magari l'ha assaggiato prima. No. È una cosa mai sentita. Non ho mai sentito un liquido così. Ed è atomico. Una bomba sta a fare. Veramente una cosa fantastica. Non riesco a capire qua a definire la crema di fico, la papaya, eccetera. La papaya la sento, la crema di fico non lo so perché non l'ho mai fatta, sinceramente. Però è fantastico. È fico e crema, non è una crema di fico. Sì, diventa una crema di fico. Prova a abbassare. Una cosa. No, questa è una cosa spaziale. Prova a portarlo a 30 watt. È una cosa fantastica questo liquido. Fantastica. E mi dispiace veramente tanto perché gli avrei dato 10 dalla magnetta, ma non glielo do. Per via dell'ice. Per via dell'ice, ma è una bomba. L'aria rimane un profumo. No, è una cosa. Bisella, una roba mai sentita. Profumo, diciamo che non ho mai sentito neanch'io. Non ho mai sentito un liquido così. Mai. Profumo nell'aria è buono. Mai sentito un liquido così. C'è poco da fare. Questo è un liquido della Madonna. Vale, se hai l'opportunità, fanne un'altra versione senza ice. Versione invernale, perché questa è una bomba. Fai una bomba. Versione invernale di questo liquido perché è eccezionale. È una cosa fantastica, originale, buonissimo. Che buon profumo che rimane nell'aria. Ma il profumo è un'altra roba, diciamo. Svapato è una bomba. Veramente è una bomba. Io gli do 9,5. Se non fosse stato per l'ice, veramente gli avrei dato 10 e sarebbe andato in lavagnetta per me. Veramente un liquido della Madonna. Della Madonna. Hai visto la lavagnetta, l'hai vista così? No, veramente una figata questo liquido. Però veramente mi dispiace tanto perché. Sì, però ai miei tempi si diceva se hai mangiato il pollo. Hai mangiato il pollo? Sì. Sì. Posso assaggiare anche a me. Vi vedo così tanto presi bene, poi magari arrivo io. No. Mai sentito,
Mai senza sentito. Parole, Stefanello senza parole. Nello, dia la verità. Mai sentito un liquido mai così. Mai sentito un liquido così buono. Allora, la parte del fico è eccezionale. La parte della papaya vi lascia insieme alla crema questa cremosità in bocca paventosa. Purtroppo, purtroppo qua esce parecchio l'ice. A me proprio mi dispiace tanto, Per me. Poi, O no? Porca miseria! No, allora, a me dispiace tanto per me. Adesso anche... l'ho abbassata, l'ho messa a 25 watt. Sì, a 25 watt l'ice si sente appena appena, però il mix... è una bomba. È una roba fuori dal normale, è buonissimo. A me, sinceramente, dispiace per me e in base a quello che ha detto Nello, anche per Nello, perché se non ci fosse stato l'ice, questo per me sarebbe andato in lavagnetta. Sì, lavagnetta, pole position, pum! Ma è veramente fantastico. Fallo vale veramente. Fallo senza. Vale e Flavor Lab. No, se potete. Eccezionale, se liquido della Madonna. Fatelo senza ice, per favore. Cioè, fatelo senza ice. Era una roba eccezionale. L'hai messo a 85? Più prova. Vai su e più. Prova a mettere a 85 come ho fatto io. Dagli una drippata magari. Più vai su, più. Sì. È ancora più buono. Però di ice ce n'è, Sì, parecchio. Ice ce n'è 40 watt. È troppo ice, ma è buono perché è, non riesci a dire sì, sento questo, sento quel. È proprio il misto, l'insieme del bouquet che è buonissimo. Ma sai che a 40? Ma adesso è abituato però, sì, all'ice. È vero. È buono, mi piace, brava Vale, brava. Peccato per l'ice. Ci vorrebbe, bisognerebbe provarlo su un tank che smorza un po' l'ice, sì. O comunque... Io, se fossi io, questo lo farei senza. Sì, ok, per la carità. E sarebbe per noi, e vabbè... Sarebbe un fruttato poi, estivo che è una roba fuori dal normale. Ci saranno altre persone a cui non piace l'ice, questo qui senza ice è una bomba. Devo dire che ma non io... è neanche troppo dolce, cioè no, è proprio giusto. No. Ma io non, giusto. Non ho mai sentito, è originalissimo, ho mai sentito una roba del genere. È una vero. Cosa nuova, finalmente una cosa nuova, c'è cioè, cazzo. Un gusto nuovo, mai sentito, buono. Grandissima! E grande anche Flavor Lab. Brava. Fatelo brava. Senza ice. Brava. Bravi ragazzi di Flavor Lab, veramente un capolavoro. Ci dispiace, ma è la lavagnetta... No, per l'ice. È passata proprio tanto così, Tanto diciamo così. Che perde, allora, perde un punto per l'ice. Cioè, do un 9 perché... Anch'io. Diciamo a Flavor Lab, noi abbiamo una nostra lavagnetta dove abbiamo la top 10 tabaccosi, cremosi, fruttati, no? Sì. E i liquidi che ci piacciono li votiamo e li mettiamo in lavagnetta. E in diretta nel video vedete che li mettiamo sulla lavagnetta. Quando il voto all'unisono è uguale per tutti e tre, allora li mettiamo sulla sua. Deve essere 10. Deve essere 10. No. Questo cioè ci è andato proprio vicino, ma proprio discorso niente. Mi dispiace non mettere un liquido del genere in lavagnetta, capito? Perché c'è l'ice. Però siamo coerenti con le cose che diciamo, quindi niente nella maglietta. Se lo fate senza, vale se lo fai senza, anche voi per lavorare, insomma. Ci va. Ci va. Ancora prima di assaggiarlo. Sì. Vuoi andare avanti? Vuoi provare? Sì. Sì. Facciamo un video più lungo perché ci piace. Ah, è buono. Però mica. Troppo l'ice, troppo. Magari con una percentuale di ice inferiore poi... Però cosa fai? Cosa ne fanno un altro con poco ice? No, nel senso... Sì, ho capito. Se questo fosse stato con meno ice... Adesso lo possiamo dire, Vale, ci hai messo a disagio, sì, veramente, decisamente. Perché, dai Visello, ti faccio fare l'ultima svapata, sono bravo. Allora signori, salutiamo la Vale, Flavor Lab, le ringraziamo tantissimo. Provatelo perché... È bomba questo bomba, bombissima. Buono. Li ringraziamo tantissimo. Seguiteci sui nostri social, Instagram e Facebook. Seguite anche la Vale, seguite anche Flavor Lab. E vi ricordo che la Vale è stata la prima che ha fatto l'intervista per il nostro canale. Sì, è vero. Quindi andatevela a vedere. Iscrivetevi al canale e selezionate la campanella. Bastardi. E allora, ci vediamo al prossimo video con tutti la sua parte del bisello. Va bene, ciao.